Bentrovati a tutti in diretta sulle Fonti TV. Questo è un appuntamento speciale, le Fonti Awards, un appuntamento che già conoscete, un appuntamento tradizionale per così dire ormai delle Fonti TV, ma che oggi si inserisce in un contesto un po' diverso dal solito. Oggi ci sarà un premio, in particolare tra poco vi spiegheremo tutto, e vi ricordo che le Fonti Awards si inseriscono comunque all'interno della normale programmazione delle Fonti proprio per avere uno strumento in più attraverso il quale analizzare i profondi cambiamenti che stiamo attraversando tutti insieme in questo periodo di emergenza, che sicuramente è un po' più sfumata rispetto a prima, ma comunque in questo periodo di post-coronavirus. E attraverso le Fonti Awards possiamo concentrarci ancora una volta sulle eccellenze del nostro paese, cioè quelli che noi definiamo sempre degli esempi e dei fari da seguire, dei modelli di virtuosità. Sicuramente in un momento difficile per l'Italia e non solo, anche per tutto il mondo, nel quale ci sono tantissime riflessioni, tantissimi ragionamenti su come far ripartire la nostra economia e far ripartire insomma tutto il nostro paese, il motore del nostro paese. La decima edizione delle Fonti Awards è nata proprio con la stessa ottica con la quale abbiamo ideato le nostre TV Week monotematiche, un approfondimento televisivo proprio finalizzato a mettere in evidenza tutte queste caratteristiche che vi ho elencato poco fa, quindi esempi di leadership, innovazione, resilienza. Potremmo utilizzare tantissime parole ancora, e grazie proprio alla nostra televisione questi appuntamenti sono fruibili a tutti voi che ci seguite, quindi a tutti i nostri telespettatori, quindi uno spunto in più, basta fare click, seguirci sulle nostre piattaforme, seguirci sulle fonti.tv e potrete davvero analizzare insieme a noi anche le riflessioni che vengono poi poste sul tavolo. Ad esempio, oggi che cosa succederà in questo spazio? Ci dedichiamo ad un'eccellenza di particolare interesse perché proviene dal mondo health and pharma, quindi è già detto tutto, con la quale approfondiremo poi spunti di attualità, quindi premio e attualità, le due cose vanno sempre di pari passo. Ma a questo punto, perché tra poco parleremo anche con i diretti protagonisti, passiamo al premio. E il premio è Eccellenza dell'anno Intelligenza Artificiale Nefrologia. Andiamo subito a vedere chi è il premiato. The winner is Amgen. Grazie alla partnership con la società italiana Nefrologia SIN e la tecnologia di IBM, si è sviluppato questo assistente virtuale in grado di supportare i nefrologi nell'aggiornamento scientifico sui calciomimetici. Dunque la categoria imprese, allora io devo chiamare i diretti protagonisti, come ho detto un istante fa, avete sentito anche la motivazione di questo premio, e saluto nell'ordine Giuliano Brunori, presidente Società Italiana Nefrologi. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Saluto anche Daniela Scaramuccia, Director Industry Solution and Business Development IBM Italia. Saluto Massimo Spelta, Senior Medical Advisor Amgen. E saluto Livia Alessandro, HR Director di Amgen. Benvenuti a tutti quanti. Ecco, cominciamo a sentire le voci, perché giustamente avevano silenziato perché sono in quattro e adesso cominceremo a parlare con ciascuno di loro. Partendo proprio dalla motivazione che abbiamo letto per questo premio. Intanto complimenti a tutti. Io partirei proprio da Giuliano Brunori, presidente della Società Italiana Nefrologi. Prima un commento a caldo su questo premio. Prego. Grazie, buona giornata a tutti. Come ha già detto lei nella sua introduzione, c'è questo passaggio molto importante in questi ultimi mesi, vissuti da molti di noi, soprattutto per noi che abbiamo vissuto al nord dell'Italia l'emergenza Covid. È stato molto importante per noi poter disporre di tutta una strumentazione che ci permettesse comunque di avere contatti, di avere scambi, di sentire il parere di molti altri colleghi. E questo ha fatto capire quanto siano importanti le piattaforme di comunicazione, le piattaforme con cui condividere tutta una serie anche di percorsi. E proprio per questo si inserisce molto bene al premio che voi avete riconosciuto a Amgen,
Per la partnership che abbiamo avuto noi come Società Italiana di Nefrologia e Amgen, che ha messo a disposizione questo contenitore dove poter fare formazione. Questo contenitore sfrutta l'intelligenza artificiale, sempre più noi ci troveremo a doverci confrontare con gli strumenti dell'intelligenza artificiale. Basta pensare oramai allo sviluppo che stanno avendo in campo radiologico e in campo di diagnostica in anatomia patologica, dove ci sono oramai evidenze che l'intelligenza artificiale in questi campi applicati, utilizzando quindi queste immagini già acquisite, riesce a fare una diagnosi che raggiunge quasi il 99% di risultato rispetto a quello che può essere la visione dell'occhio umano. Per cui l'intelligenza artificiale sta entrando sempre di più nella nostra vita quotidiana, sta entrando sempre di più nella quotidianità dei medici ospedalieri, degli ospedali, delle strutture ospedaliere, della gestione dei pazienti. Ecco che quindi l'aver già condiviso questo primo percorso attraverso Watson, che era poi questa piattaforma che permetteva attraverso l'acquisizione di oltre 100 articoli di poter rispondere H24, perché anche questo diventa un must che può fare la differenza. Non devi aspettare di avere qualcuno che ti risponde quando può, ma è a disposizione uno strumento che ti può rispondere 24 ore su 24 ai quesiti che tu fai. Chiaramente era limitato a quello che è l'esperienza, diciamo, o la necessità di approfondire l'argomento sulla patologia metabolica dell'osso nel paziente in trattamento con malattia renale cronica, ma questo ci ha fatto capire quanto sia molto importante il poter disporre di uno strumento in cui immettendo articoli, quindi riempiendo questo contenitore di notizie, lui è in grado poi di dare delle risposte immediate. Quindi per noi è stato molto importante poter condividere con Amgen questo percorso, di aver proprio fatto questi primi passi nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale su quella che può essere oramai la formazione, perché diventerà sempre più difficile, tra virgolette, possiamo pensare nei prossimi anni muoversi come poteva essere fatto prima, quindi poter avere congressi dal vivo, ma avremo sempre di più partecipazione a distanza. Ecco, avere un contenitore che ci aiuta in questo percorso di formazione e di crescita culturale è sicuramente un vantaggio Certo. per quello che è il mondo medico. E davvero noi siamo molto onorati e contenti di essere stati partecipi di Amgen in questo primo percorso. Ci auguriamo che possano essercene molti altri, perché proprio la formazione, soprattutto la formazione a distanza, diventerà un punto qualificante di quella che è il futuro della medicina nazionale e internazionale. Ecco, Presidente, sì, lei proprio ha anche anticipato quella che sarebbe stata un po' la mia seconda domanda, ma ha fatto benissimo perché io le avrei proprio chiesto rispetto a questo connubio tra l'essere umano e l'intelligenza artificiale, no? Che è già presente oggi e che sicuramente si svilupperà ancora di più in futuro, quindi ancora di più questa sinergia, questa partnership è fondamentale, insomma, è quello che ci ha spiegato lei sicuramente in modo più puntuale. Non dobbiamo essere degli entusiasti immediati, perché come tutte le cose, prima c'è la fase, i famosi 10 punti, prima c'è la fase dell'innamoramento della novità e alla fine di un percorso c'è quello che con il martello distrugge lo strumento. L'intelligenza Sì. artificiale ci porrà dei problemi, porrà dei grossi problemi etici che non sono ancora stati risolti, perché l'intelligenza artificiale lavora chiaramente Certo. sulla base di dati che io ingresso, ma devo essere sicuro che i dati ingressati, per poter poi elaborare quelli che sono i dati finali, siano dati ingressati in maniera corretta. Assolutamente sì, Quello, assolutamente sì. chi è il proprietario dei dati? Se Certo. il paziente sa che i suoi dati sono utilizzati per creare un percorso che arrivi a fare una diagnosi. Ecco, quindi siamo davanti a uno scenario che starà cambiando in maniera molto importante. Ci pone dei problemi etici e speriamo che nel breve, perché oramai l'intelligenza artificiale sta correndo e il legislatore sta invece facendo un po' come il gambero, sta andando indietro, proprio perché dobbiamo essere sicuri di utilizzare uno strumento che non vada a danneggiare quella che è la libertà individuale del paziente, del soggetto, ma che Certo, al contempo è stesso certo. ci permetta di migliorare quella che è la nostra capacità diagnostica. Assolutamente, assolutamente, che Quindi non questi sono i due penalizzi. punti su cui dovremo discutere nei prossimi mesi o nei prossimi anni, tra legislatori, tra giuristi e tra classe medica. Ok, an sinergia anche in questo senso, visto che stiamo parlando di sinergia.
Allora, Daniela Scaramucci, arrivo da lei perché appunto anche grazie proprio alla sinergia, ripeto questa parola, con IBM si è arrivato alla realtà attuale. Quindi abbiamo sentito nella motivazione, insomma, lo sviluppo di questo assistente virtuale. Io darei la parola a lei su questo, oltre a un commento a caldo sul premio, ovviamente, questo lo chiedo sempre a tutti, però poi mi focalizzerei su quello che è emerso e che è uscito poi da questa partnership. Ma ovviamente siamo molto felici e onorati di questo premio. Diciamo che, come ha spiegato benissimo il professore, abbiamo insieme ai professionisti della Società Italiana di Nefrologia ed Amgen, abbiamo addestrato Watson, addestrato questa soluzione di intelligenza artificiale per sviluppare un'interfaccia, un assistente, come si è chiamato, in grado di rispondere H24 su uno specifico dominio di conoscenza, che appunto erano i farmaci calcio-mimetici. E devo dire, è stata per noi una bellissima esperienza anche lavorare con i professionisti e assieme addestrare l'intelligenza artificiale. E l'intelligenza artificiale ha, come dire, questo di valore: una volta addestrata è in grado di comprendere i dati, dati non strutturati, quindi dati non inseriti in tabelle, capirne il significato nel contesto e tramutare questi dati in informazioni, istruzioni, indicazioni preziose per tutti i professionisti e in questo contesto in particolare per i professionisti sanitari. E questo è un enorme valore perché la stragrande maggioranza dei dati in sanità, dei dati clinici sono non strutturati, cioè tipicamente le nostre strutture raccolgono dati strutturati a scopi amministrativi, ma i dati clinici risiedono tipicamente nei campi di testo, oppure sono immagini, sono video, sono lastre, sono suoni, sono grafici. Ecco, addestrando l'intelligenza artificiale, quindi con l'intervento dell'uomo, si può fare in modo di incrociare questi dati, elaborarli assieme, confrontarli con altri dati e quindi aiutare lo sviluppo nell'attività pratica del medico piuttosto che nella ricerca scientifica o nella clinica. E questo è un po' il valore che tutti stiamo cominciando a vedere e ci attenderemo sempre di più nella sanità, il valore che può portare l'intelligenza artificiale. Certo, assolutamente sì. E poi, insomma, in questo momento parlare di tutto questo è strategico per le motivazioni che sappiamo, ma insomma, al di là dell'emergenza che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, è sempre bene portarsi avanti, no? Come prima Ma si diciamo diceva. che questo contesto ha sicuramente accelerato una Esatto. trasformazione che si studiava, ma questo è stato un grande acceleratore di questa trasformazione Infatti, sicuramente. infatti, infatti, e purtroppo ogni tanto ci vuole, poi si spera che non siano queste le motivazioni che fanno accelerare dei processi, ma insomma, se poi può servire per, allora tanto meglio. Grazie quindi a Daniela Scaramuccia, io vado da Massimo Spelta, Senior Medical Advisor di Amgen, sempre per un commento e poi io con lei Massimo mi focalizzerei proprio sul rapporto Amgen-paziente, quindi anche sulla base dei progetti già portati avanti e poi sui progetti futuri. Buongiorno a tutti. Innanzitutto un ringraziamento agli organizzatori per il premio a nome di tutta Amgen Italia. E diciamo che rifacendoci a quanto già detto, il Covid ha evidenziato una necessità di ripensamento delle modalità di aggiornamento scientifico, in particolare nel nostro ambito, diciamo, medico, e Amgen è da sempre sensibile ai bisogni sia dei pazienti, come diceva lei, ma anche ovviamente degli specialisti che utilizzano i nostri farmaci. E in quest'ottica, assieme alla Società Italiana di Nefrologia, ha deciso di sperimentare questo nuovo metodo di aggiornamento scientifico, sperando che questo potesse accorciare i tempi dell'aggiornamento scientifico stesso e liberasse del tempo ai clinici da dedicare ai pazienti, in quanto la letteratura, diciamo, è sempre più fervida e il numero di lavori da studiare diventa sempre più alto. Il progetto è disponibile sul sito della Società Italiana di Nefrologia ormai da circa 2 anni e rappresenta uno dei primi esempi di utilizzo dell'intelligenza artificiale con un taglio specifico per la letteratura nefrologica. Come diceva già il professor Brunoni, ad oggi attinge a un pool di circa 100 papers pubblicati che viene costantemente aggiornato e ha come dire, ricevuto un sacco di interazioni con clinici
clinici interessati ai calciomimetici, circa 2000 finora. Ovviamente questo successo ha portato Amgen a cercare di dare ulteriore, come dire, accesso al sistema, e quindi a breve verrà caricato anche sul sito dramgen.it. E inoltre, sempre in un'ottica di ampliare questa disponibilità di aggiornamento scientifico innovativo, si sta espandendo il progetto anche ad altre aree terapeutiche, quali l'oncologia e agli specialisti dell'osso. Quindi in un futuro il mezzo di aggiornamento si spera possa coprire temi anche più ampi rispetto ai calciomimetici per cui ora è stato sviluppato. Assolutamente sì, insomma, che possa poi essere, lo abbiamo detto anche all'inizio, no? Di modello, di esempio da fare o da seguire. Insomma, è un po' anche la mission delle Fonti Awards, questo ci tengo a precisarlo perché è importante. Grazie dunque a Massimo Spelta, Livia Alessandro, HR Director di Amgen. Beh, a questo punto facciamo anche un po' un commento su, cioè, commento a caldo sul premio, quello lo chiedo a tutti, ma sulla vostra mission, che cosa vi sta a cuore? Evidentemente credo che gli obiettivi siano sempre gli stessi, e che cosa succederà da adesso in poi anche alla luce dell'esperienza attuale, più attuale. Buon pomeriggio a tutti, sì, l'hanno detto tutti a diverso titolo, siamo onorati e orgogliosi di questo premio. Massimo lo accennava, il DNA di Amgen è caratterizzato da una spinta all'innovazione, dalla vicinanza non solo ai nostri stakeholders e clinici ma anche ai pazienti. Durante il Covid abbiamo avuto la possibilità di implementare due importanti progetti con la Regione Lazio e con la Regione Lombardia per la consegna di farmaci ospedalieri direttamente a casa, cosa che non era stata ancora fatta. E inoltre, sempre durante il Covid, abbiamo avviato un programma destinato ai pazienti fragili che ha previsto la consegna di generi alimentari e farmaci da banco nelle città principali italiane: Milano, Genova, Torino, Varese, Monza, Lecce, Roma, insomma una costante innovazione. Altro concetto che caratterizza la nostra cultura aziendale è sicuramente il concetto di inclusione, non solo dei pazienti ma anche delle persone, no? Che fanno parte della nostra comunità, ci piace definirla, è una comunità che accoglie accoglie la diversità, quindi abbiamo diversi temi, millennial, aging, che proseguono insieme e accomunano le nostre persone. E soprattutto negli ultimi anni ci siamo distinti per aver fatto un passaggio dalla diversità di genere alla parità di genere, quindi anche quest'anno, per il quinto anno, abbiamo partecipato al Great Place to Work e siamo stati insigniti del Best Workplaces for Women, quindi abbiamo costantemente migliorato il nostro approccio alla cultura inclusiva e innovativa, che appunto si esplicita anche in premi come questi. Certo, certo, infatti, guarda, ovviamente mi anticipate sempre tutti, ma è giusto che sia così, nel senso che proprio le due parole chiave che poi avrei chiesto a lei, Livia, sono proprio quelle che lei ha citato: inclusione, diversity. Quindi insomma la vostra mission proseguirà da questo punto di vista, anzi coinvolgendo anche di più tutti i vari stakeholder e insomma temi che sono collegati a queste due parole. Sì, esatto, il nostro obiettivo è attraverso i clinici arrivare ai pazienti, questa esatto. È la nostra mission, every patient, every time, questa okay. Credo che sia molto forte. Da un punto di vista di cultura aziendale tutto questo si raggiunge avendo il mix giusto di persone, che quindi non siano solo donne o solo super professional, ma persone un po' più junior, millennial, quindi il concetto appunto di inclusione in maniera più larga possibile guida e traina quella che è la nostra cultura. Mi permetto di dire che questo approccio porta anche a innovazione, perché avanza anche così una cultura aziendale, ed è proprio questo che ci ha fatto sperimentare per la prima volta con la collaborazione di IBM e dei nostri clinici, quindi della SIN, una tecnologia che non avevamo ancora valutato di poter utilizzare in questo modo. Quindi ecco l'ennesima riprova che un ambiente culturalmente diverso e con una missione forte può contribuire al miglioramento collettivo. Va bene, allora io
Naturalmente ringrazio tutti voi che avete partecipato e faccio complimenti per il premio ricevuto Amgen e naturalmente IBM, insomma, ovviamente anche alla Società Italiana di Nefrologia, perché è grazie anche a questa partnership e a questa sinergia totale che i punti di forza sono emersi. Quindi complimenti ancora e grazie per essere stati con noi sulle Fonti TV. Vi salutiamo, ecco, visivamente se volete anche dire un ciao, vi sentiamo perfetto. Grazie Ricordo io chi si è collegato con noi, Danila Scaramuccia, Giuliano Brunori, Livia Alessandro e Massimo Spelta. Grazie ancora ai miei ospiti. Io vi saluto, vi ringrazio per averci seguiti anche in questo spazio dedicato ai Le Fonti Awards, un appuntamento ormai diventato tradizionale nel palinsesto delle Fonti TV. Vi ricordo prima live streaming television dedicata a economia, finanza, politica, business, mondo delle professioni, visibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Naturalmente ci potete seguire sulle fonti.tv a partire dalla mattina con i nostri aggiornamenti di mercato e poi via via lungo tutto il palinsesto che affronta tematiche riferite a questi ambiti e queste macro aree che vi ho descritto. Dunque io vi ringrazio ancora, vi auguro un buon proseguimento di giornata sulle fonti TV, tra poco tutti gli altri nostri approfondimenti. Buona giornata.